Allora, ben ritrovati, buongiorno, buongiorno a tutti, buon Natale da tutto lo studio, da tutti noi di Fano TV, buon Natale, nonostante tutto. Allora, eccoci qua in diretta, come ormai facciamo da 15 anni, soltanto qualche giorno fa, il 19 dicembre, abbiamo festeggiato il nostro compleanno, 15 anni insieme a voi, 15 anni di attività. Era il 1995, il 19 dicembre appunto, alle 20 e qualche minuto, per la prima volta abbiamo acceso il nostro segnale, il segnale che quella volta, 15 anni fa, arrivava sì e no a lambire le case sotto il nostro ripetitore, quindi poco più di qualche quartiere di Fano, insomma già a Torrette e a Gimarra il segnale iniziava a scomparire. Da lì, di strada, ne abbiamo fatta insieme a voi, ovviamente, perché voi siete chiaramente gli artefici del nostro successo, che è anche il vostro successo. Da lì, dicevo, di strada ne abbiamo fatta. Oggi siamo visibili, perlomeno su tutta la Regione Marche, con tanti ripetitori, un impianto che illumina, come si dice in gergo, tutta la regione. E quindi da qui, da via Paolo Borsellino, la sede di Fano TV a Fano, salutiamo tutti coloro che ci seguono in questo momento da casa, perché siamo a casa, non c'è dubbio, in questo momento non ci possono essere dubbi, qualcuno ovviamente sarà anche al lavoro, chiaro, parliamo di categorie speciali, categorie particolari che sono chiamate a lavorare oggi più che mai anche nel giorno di Natale, ma per il resto siamo tutti nella stessa barca, che è quella che combatte ormai da quasi più di un anno, contro questa pandemia che ci sta mettendo a dura prova, ma ce la faremo. Allora, oggi non vogliamo, come dice il Papa e come ha detto il Papa ieri sera durante l'omelia della messa di Natale, della vigilia di Natale, piangerci addosso. Oggi non saremo qua a piangerci addosso. Oggi siamo qui con lo sguardo rivolto intanto alla giornata di oggi, prima di tutto, perché è una giornata comunque importante, il Natale, magari oggi lo vivremo in maniera diversa, sì, questo sicuramente, ma chi lo ha detto che non sarà un Natale più bello degli altri? In fin dei conti, quando ci viene privata la libertà, in questo caso quella di uscire, di fare le cose che vogliamo fare, spesso si riscoprono anche tutte quelle cose che solitamente diamo per scontate. E allora, chissà che oggi invece non riscopriamo un Natale diverso, ma bello. E io sono convinto che oggi sarà un Natale bellissimo per tutti quanti. Allora, che cosa faremo questa mattina? Un po' quello che facciamo tutti gli anni, cioè siamo qui per scambiarci gli auguri. Io mi sono vestito questa mattina un po' così, con questo bip, perché ero indeciso. Siccome ho detto entrerò nelle case di tante persone questa mattina per fare gli auguri, come ci entro? Sarei dovuto venire in pigiama anch'io, perché ovviamente questo sarà un Natale per la maggior parte di noi, proprio perché non si uscirà di casa, sarà forse in pigiama, forse sì o forse no. Però siccome quando si sta in pigiama dentro casa poi ci si deprime, soprattutto quando ci sono queste giornate di festa così importanti, e nel primo lockdown abbiamo visto che insomma stare a casa tutto il giorno, per tanti giorni, sempre in pigiama, poi alla fine ci si deprimeva, allora ho detto no, facciamo il contrario, niente pigiama, vestiamoci come se dovessimo andare al Gran Galà, e quindi entro nelle vostre case, sempre chiedendovi il permesso, ma con l'abito della festa. Perché è giusto che sia così. E chissà, magari anche voi, se proprio per evitare di deprimervi troppo stando in pigiama nel giorno di Natale, cambiatevi, truccatevi, vestitevi, come ci suggeriscono anche gli psicologi, e passiamo una giornata di festa dentro casa con le persone più care. Allora, detto questo, chiuso, abbiamo i numeri di telefono, che come sempre vedete sotto nel fascione, 0721 86 14 33, che è il nostro numero, quello principale di telefono, che è sempre lo stesso da 15 anni, attraverso il quale potete chiamare al telefono. Uso il telefono di Babbo Natale, non si offenderà Babbo Natale, questo telefono qua, bello, guardatelo qua,
e ci possiamo scambiare gli auguri al telefono in maniera molto semplice. Oppure potete inviare qualche messaggio attraverso il 338-4968-250. E questi messaggi che voi scriverete verranno chiaramente vagliati dalla segreteria e poi verranno fatti scorrere sotto quello che viene chiamato crawl. Quindi vedete, già arrivano i primi messaggi. Allora, poi avremo anche qualche messaggino d'auguri che abbiamo chiesto ai nostri sindaci, quelli del territorio, ma brevissimi, di 15 secondi al massimo ciascuno, e quindi li andremo a vedere, ve li andremo a far vedere nel corso di questa oretta, forse anche meno, nella quale staremo insieme, e questo per far sì che, insomma, anche il sindaco, il vostro sindaco, ecco, sia comunque vicino a tutte le persone che ci seguono in questo momento. Poi messaggi, chiaramente messaggi di auguri, che vi diremo e vi daremo in questa mattinata. Allora, rompete il ghiaccio, forza e coraggio, aspettiamo le vostre telefonate, non ci dobbiamo dire niente di importante, semplicemente farci gli auguri. Quindi chiamate lo 0721 86 14 33, fatelo già da adesso. Fatelo subito e intanto iniziamo la nostra mattinata. Intanto chi ci ha seguito prima nella rassegna stampa, prima rassegna stampa non con i giornali locali, perché i giornali oggi non sono in edicola, oggi e domani non ci sono i giornali in edicola, abbiamo fatto una rassegna stampa soprattutto con i giornali online, quindi abbiamo visto il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano, eccetera. A un certo punto abbiamo parlato anche di vaccini, ma c'è una persona che ha voluto farci sapere anche questa cosa, che in effetti mi risultava, però credo che sia importante leggerlo. Allora, dice: a proposito dell'arrivo dei vaccini nei prossimi giorni, quindi escluso il vaccino del 27 che verrà somministrato soltanto a pochi operatori sanitari, credo che qui a Marche Nord saranno una quindicina, non di più, se non ricordo male, ma comunque non per tutti, insomma, solo per gli operatori. Ma dice questa persona, questo nostro telespettatore, dice: buongiorno Fano TV, buon Natale a tutti voi, lavoro presso la farmacia dell'ospedale di Fossombrone, area Vastia 1, la prossima settimana arriveranno lì i primi vaccini anti-Covid, siamo stati designati infatti come centro unico di smistamento provinciale, non so se può essere utile come notizia. Beh, certo, è una notizia comunque utile che già sapevamo che Fossombrone era stato scelto come centro, però ci era sfuggito in qualche modo, quindi è giusto così. Ce lo siamo ricordati. Allora, adesso invece andiamo subito a vedere, colleghiamoci subito con l'esterno, perché abbiamo la nostra troupe che sta facendo un giro per la città ed è curioso ed è interessante vedere un po' come si presenta la città di Fano. Chiaramente siamo rimasti in zona, insomma, anche perché il lockdown, per quanto noi siamo come dire esentati per il lavoro che facciamo, anche però, per non esagerare, insomma, siamo rimasti nella città di Fano. Ripristiniamo un attimo il segnale. Dicevo, abbiamo inviato Simona Zonghetti, il nostro operatore, eccetera, per fare un giro in città, vedere un po' com'è la situazione. E tra poco vi faremo vedere, grazie Cristiana, vi faremo vedere un po', apriremo questa finestra sulla città per vedere com'è la situazione. Allora, intanto cominciamo a fare un po' di auguri, gli auguri che noi rivolgiamo alla famiglia di Goro, e poi gli auguri di un sereno Natale anche a Claudia e la sua famiglia, gli auguri a Simona e Assunta di Lucrezia, siamo nel Pesarese, siamo in provincia di Pesaro, Lucrezia di Cartoceto, e poi qui salutiamo Gino Mancinelli di Calcinelli, di Colli al Metauro, e salutiamo anche tutti gli amici che hanno pensato di fare questo messaggio d'augurio. E poi c'è una sorpresa che è per, adesso qui lo devo dire, Scandendo, perché lui non se l'aspetta, il suo nome e cognome, e adesso gli facciamo questa sorpresa. Allora, sì, facciamo gli auguri a Nazario Luzzi. Sì, esatto, Nazario Luzzi, di Fano, ci seguono sempre. È un pensiero, caro Nazario, che la tua mogliettina ti
ti ha voluto fare un pensiero, un augurio, ha pensato di fartelo attraverso la televisione, visto che ci segui sempre, dice, è sempre davanti alla televisione, è sempre davanti a Fano TV, e quindi noi, oltre a ringraziarti, ti facciamo gli auguri e a questo punto puoi baciare la sposa e ringraziarla per questo pensiero così bello, così carino che ha avuto nei tuoi confronti. Ora, prima di andare a sentire i primi auguri, quelli dei sindaci, come dicevamo, la prossima mezz'ora la trascorriamo anche appunto guardando un po' le lettere che ci sono arrivate. In realtà adesso le mail hanno sostituito un po' la posta cartacea, ma c'è ancora qualcuno che continua a inviare ed è bello ricevere la letterina, la busta, il cartaceo, l'odore della carta, è sempre qualcosa di bello. Allora, qui saluto e ringrazio per esempio Stefano Seretti, che è il dirigente del commissariato di Fano, che ha voluto inviarci gli auguri a me, alla redazione, a tutti quelli di Fano TV, con i più sentiti auguri di buone feste. Quindi ringraziamo ovviamente Stefano Seretti e tutti i suoi uomini del commissariato di Fano, che anche oggi sicuramente saranno impegnati non solo nei controlli di routine, ma anche in quelli appunto cosiddetti anti-Covid. Restando sempre in ambito di forze dell'ordine, saluto e ringrazio per la sua cartolina, i suoi messaggi d'auguri, il capitano Maximiliano Papale, che è il capitano della Compagnia Carabinieri di Fano, che ci ha inviato allo stesso modo i suoi auguri con questa cartolina, questo biglietto, dove c'è la piazza 20 settembre, piazza 20 settembre di Fano, con questi due carabinieri in alta uniforme. Ed è un quadro che già conosciamo, ve ne abbiamo già parlato anche qualche anno fa, se non ricordo male. È un quadro, un'opera realizzata dall'artista fanese Sergio Carboni. Ora, vogliamo far vedere il primo messaggio d'auguri, che è il messaggio d'auguri di Massimo Seri, il sindaco di Fano. Naturalmente cominciamo dal sindaco di Fano, siamo Fano TV, siamo in casa, e quindi cominciamo ad augurare, a fare gli auguri attraverso il sindaco, il primo cittadino di Fano. Se Riccardo Sora è pronto dalla regia, possiamo mandarli in onda. Allora, iniziamo da lì, poi andiamo in esterna con la nostra troupe. Stiamo vivendo un Natale diverso, un Natale che ci ha fatto riscoprire il valore di sentirci comunità, consapevoli che uniti si possono affrontare tante sfide. E allora, buon Natale a tutti voi. Allora, grazie al sindaco di Fano. Buon Natale dai volontari del gruppo comunale Protezione Civile di Colli al Metauro, anche la Protezione Civile, così come quella di Colli al Metauro, tutta la Protezione Civile delle Marche. Noi facciamo riferimento spesso ai nostri della Protezione Civile di Fano, con i quali collaboriamo da 15 anni, abbiamo collaborato con loro, con Saverio Olivi, che è responsabile, e tutti gli altri, che sono straordinari, preziosissimi. Sono un numero esagerato di volontari che fanno tanto per la nostra città. Abbiamo avuto modo di collaborare con loro anche in occasioni certamente diverse, forse anche più piacevoli di quelle odierne, quindi il nevone, la grande nevicata, piuttosto che in altre occasioni. Ma ecco, l'occasione certo è di salutare quelli di Colli al Metauro, quelli di Fano, ma un po' tutti quelli della Regione Marche. E poi andiamo a salutare, salutiamo tutta la redazione di Fano TV, alla famiglia. Dunque, salutiamo quindi Marco, che ci ha inviato questi auguri, e naturalmente grazie anche da parte nostra. Questo è qui perché dovevo farlo vedere, sì, devo farlo vedere, eccolo qua. È un calendario. Un calendario sempre firmato dalla Nautilus, un calendario che riguarda Fano. E qui vedete la Polizia di Stato, l'Arco d'Augusto di Fano, con anche questa è un'opera di Sergio Carboni, che è quindi un calendario che da qualche parte immagino si potrà trovare. Poi ho anche la letterina di Babbo Natale, che fino a qualche giorno fa era qui. Ecco, che qui, fino a qualche giorno fa era qui, nello studio di Babbo Natale, questo studio che è veramente bellissimo. Io
Vorrei che non si smontasse mai questo studio, perché è davvero incredibile. Non so se a casa fa lo stesso effetto, ma stare qui è molto bello, quindi complimenti. Allora, andiamo adesso in esterna. Adesso andiamo in esterna e andiamo da Simona Zonghetti. Buongiorno. Buongiorno Simo. Dove sei? Al porto. Buongiorno direttore, buon Natale. Buon Natale anche a te. A tutti i nostri telespettatori. Sì, volevamo in realtà farvi... Volevamo farvi vedere la via Flaminia completamente deserta. Poi però abbiamo incrociato i vigili del fuoco. Come dicevi prima, forze dell'ordine, pompieri, sanitari, anche oggi sono al lavoro, proprio come la troupe di Fano TV. C'è un albero pericolante in via Nazario Sauro e quindi stanno intervenendo i vigili del fuoco appunto per metterlo in sicurezza di fronte ad una lavanderia self-service. Noi invece ci troviamo proprio di fianco al ponte che divide il Lido dalla Sassonia. Poi vi faremo vedere anche un po' come sono le strade della nostra città questa mattina. Sappiamo tutti che da ieri siamo in zona rossa e lo saremo fino a domenica prossima. Poi lunedì, martedì, mercoledì torneremo in zona arancione, quindi questi cambi di colore. Poche persone. Fino a mezz'ora fa c'erano tanti ragazzi, ma giovani e meno giovani, che correvano. Quindi speriamo poi di fermare qualcuno e fargli due domande. Abbiamo sentito poco fa il rintocco delle campane delle 9:30, giusto per rompere questo silenzio un po' assordante. È un Natale molto particolare, molto diverso, però intanto vogliamo continuare a farvi vedere, ecco, i vigili del fuoco che sono in azione. In azione, dicevamo, per questo ramo pericolante, insomma, nulla preoccupante, però sono stati chiamati per mettere in sicurezza la zona. Hanno tagliato il ramo interessato, ecco, guardate giù in fondo. Però potete notare anche che non è passata un'auto ancora. Quindi molto, molto tranquilla ancora la situazione questa mattina. Poi ci sposteremo in qualche altro punto della città, magari andremo verso la Sassonia per cercare qualcuno che sta passeggiando, ma sempre nelle vicinanze della propria abitazione. Quindi ormai queste regole le abbiamo sentite, le abbiamo imparate. Ecco, dicevo, non sono vestita da gran galà, direttore, spero che vada no, va bene, lo va stesso. Bene. Notavamo anche questa mattina la tua eleganza. Ecco, guardate, sono 5 pompieri al lavoro, stanno transennando in questo momento con della segnaletica la zona interessata di fianco al monumento, quindi ci impiegheranno ancora alcuni minuti e poi rientreranno, sempre pronti alle chiamate, a intervenire quando c'è la necessità. È uno spaccato della città, anche e questo è. Voglio dire, sì, è un intervento, per fortuna, diciamo, certo. Un intervento semplice, nulla di che, però ecco, questo per dire che, ecco, e ci dà modo anche per ringraziare i Vigili del Fuoco, ma tutte le altre forze, Guardia di Finanza, sei davanti alla Capitaneria di Porto, per cui possiamo ringraziare e salutare anche quelli della Capitaneria di Porto. Tra l'altro ci hanno inviato anche loro gli auguri nei giorni scorsi. Esatto, quindi li ringraziamo. Proprio in ufficio, quindi. Noi ringraziamo quelli di Fano, ma chiaramente valgono per tutti quelli della nostra regione, per tutti quelli che insomma sono impegnati in certo. Questi giorni. E quindi li salutiamo. Allora, ci fai vedere il mare? Facciamo vedere il mare, Simona, per favore, a ci tutti spostiamo. Quelli. Ci spostiamo, andiamo verso il canale. Ecco, andiamo sul canale, dai, andiamo su questo ponte. Andiamo verso il canale, verso il porto. Il porto, facci vedere questo mare. Ci spostiamo ancora di qualche metro. Grazie. Ma intanto il ponte, che ormai è diventato uno dei simboli, tra l'altro è stato riportato anche nel presepe della chiesa del porto, no? I luoghi simbolo, ecco, della nostra città. Il ponte. Andiamo sopra, Momo. Passeggiamo. Anche noi, vedi, qualcuno in lontananza c'è, però, ecco, scusa, che sta passeggiando. Puoi farmi vedere il canale, per favore? Verso il mare? Momo, ci giriamo verso il canale, verso il mare. Ecco, piatto. Guardate, ora... Quindi tutto, ecco, molto tranquillo. Fermatevi un attimo così, un po' come se fosse un quadro, no? Perché io sono convinto, e qui vorrei stimolare qualche portolotto che ci segue in questo momento da casa. Ora, guardate queste immagini. Se avessimo la possibilità di confrontarla con la stessa immagine
di qualche decennio fa, ci accorgeremo chiaramente di una differenza abissale, soprattutto nel numero delle imbarcazioni che sono ormeggiate proprio su questo porto canale. Guardate, è desolante, verrebbe da dire, l'immagine. Una volta questo tratto da qui fino all'imboccatura del porto erano praticamente piene di barche, di imbarcazioni. Era uno spettacolo vedere e passare su quella che era appunto la passerella. Se ci giriamo dall'altra parte, facciamo vedere anche l'altra parte, Simo, diglielo pure a Momo, di girarsi dall'altra parte. Sì, facciamo vedere anche di là. Comunque, insomma, è bello vedere anche i quadri sullo sfondo, il faro, che è un altro simbolo, ecco, della nostra città. Vediamo la situazione di qua. Dall'altra parte. Vedete, non è molto verso diversa. Verso la Darsena Borghese. Vedete, non è molto diversa. Eppure è sempre bello. Guardate questi colori, queste case colorate. Ci furono anche delle polemiche, ricordo, su questi colori, uno diverso dall'altro. Ma in realtà sono una caratteristica bellissima di questa. L'unica cosa che stona, l'unico neo, è quello in fondo. I fanesi sicuramente riconosceranno l'ex asilo, non so se si chiama Manfrini, era il mio asilo, ci ho fatto l'asilo là, non me lo ricordo però il nome, e che adesso è fatiscente, sta su per Grazia. Però ecco, questa è la situazione, vedete il porto con pochissime imbarcazioni. Va anche detto che in situazioni di secca lì è anche difficile, cioè c'è pochissima acqua, il fondale è molto basso, quindi insomma, però questo è un po' il segno dei tempi. Grazie Simo, possiamo proseguire. Se vuoi possiamo proseguire, facciamo sì, vedere. Solo una cosa molto velocemente, giusto sì. Per correttezza, perché è arrivata anche una pattuglia dei vigili urbani, visto certo, che l'area insomma, ci saremmo è stata arrivati. Messa in sicurezza dai vigili del fuoco, sono venuti anche loro a presidiare. Ci saremmo quindi arrivati. Quindi un saluto anche alla comandante Anna Rita Montagna, che sappiamo ci segue sempre. Sì, sì, ma ci saremmo arrivati alla Polizia Locale, avremmo dato anche a loro, con Anna Rita Montagna, la comandante con la quale collaboriamo in maniera straordinaria. Sì, 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 sì. E beh, anche loro oggi sono giustamente al lavoro per garantire sicurezza. Ecco, allora adesso facciamo così, Simo, io chiederei a te e all'operatore, sì. Ecco, intanto cosa stanno facendo, controlli? No, il bar è aperto, perché il bar può essere aperto, sì. I bar possono essere aperti, ma per l'asporto, chiaramente, non si può prendere il caffè. Sì, no, sono per l'asporto? Essere sì, per l'asporto, esatto. Sì. Poi dopo è chiaro che se qualcuno... Infatti all'interno non c'è nessuno. Qualche bar che ha deciso, pasticcerie... di rimanere aperti, possono rimanere aperti però ovviamente solo per l'asporto, quindi e per andare in pasticceria bisogna comunque avere l'autocertificazione nella quale si dice che uno va a prendere evidentemente le paste per il pranzo di Natale, in qualche modo un panettone insomma. È una zona rossa un po' particolare. Rispetto... Comunque i fanesi stanno uscendo di casa piano piano. Possiamo sentire qualcuno? Non so, qualcuno che sta Perché vediamo già più macchine passare. Guarda, vedo due signori in lontananza, provo a fermarli. Sì, esatto. Sempre che abbiamo voglia di parlare. Andiamo sul ponte perché giustamente anche i nostri amici a quattro zampe hanno voglia di fare una passeggiata. Buongiorno signora, siamo in diretta. Di dov'è, se posso chiedere? Fano. Quindi ha fatto una passeggiata anche nel giorno di Natale per uscire un po' di casa. Lei deve uscire comunque, quindi siamo fuori come tutte le mattine, tutti i pomeriggi e tutte le sere. Prima lei e poi facciamo il lockdown. Inquadriamola anche. Ciao, ciao. Come trascorrerete poi il resto della giornata? Io e mio babbo che ha 91 anni e andremo a trovare mio figlio e mia figlia, perché due persone si possono spostare con l'autocertificazione, e andremo a passare il Natale con loro, il pranzo. Dopo poi nel pomeriggio si ritorna a casa, perché mio papà di 91 anni ha certe esigenze. Quindi. Chi cucina, signora? Preparerà lei? Prenderete da sporto? Quest'anno ha voluto cucinare mia figlia. Ieri si è fatta spiegare come fare il brodo, come farlo buono, e abbiamo dei buonissimi cappelletti, faremo il Natale con questo. Si mantengono i piatti della tradizione, almeno a Natale? Sempre, sempre, come ieri con il baccalà, e la rostita, tutte le cose nostre marchigiane, assolutamente la tradizione sì.
Bene, signora, la ringrazio. Buon Natale e buon proseguimento di giornata. Grazie. Ecco, guardate anche giù, ci sono altre due persone nel lungomare, appunto, del Lido, a passeggio con il proprio animale. Però, insomma, poche persone ancora in realtà. Ci spostiamo, Marco, se sei d'accordo, proviamo, sì, allora, ad andare, come dicevo, verso il lungomare di Sassonia. Se riusciamo a tenere... O centro storico, come preferisci. È uguale. Se riusciamo a mantenere buone le immagini, noi... le proponiamo con questo picture in picture, le proponiamo, certo, ai nostri telespettatori, quindi continuate pure a muovervi, e così abbiamo sempre uno spaccato e una finestra aperta sulla nostra città, così la gente vede e lo studio e anche le immagini esterne, quindi libera e vai pure, muoviti pure, andiamo a vedere qualche altro angolo caratteristico della nostra città. Bello, come avete visto, come dicevo, chi lo ha detto che questo Natale sarà un Natale... Sì, scusa Riccardo, stavo guardando l'altra camera, ma va bene lo stesso. Dicevo, anche questo, guarda che bello. Allora, chi lo ha detto che sarà un Natale diverso e più brutto, necessariamente più brutto? Non è vero. Vedete, la testimonianza l'abbiamo avuta da questa dichiarazione appena trasmessa. Questa signora ha detto, quest'anno per la prima volta mia figlia ha voluto cucinare. Vedete, ecco, questo è un effetto... della condizione in cui ci troviamo noi quest'anno. Ha voluto cucinare la figlia per la prima volta e quindi ha liberato i genitori da questa incombenza. Ed è una cosa nuova, perché magari se no diversamente quest'anno la figlia avrebbe trascorso il Natale magari da qualche altra parte, oppure avrebbe fatto i soliti giri e non si sarebbe impegnata ai fornelli. Quindi prendiamole queste cose che sono piccole, possono sembrare banali, ma in realtà poi lasciano il segno. Quindi io sono convinto che in ogni pranzo, in ogni cena, in ogni situazione oggi ci sarà quel qualcosa che c'è per la prima volta ed sarà una cosa bella. Ok, allora andiamo a vedere adesso, andiamo a Pesaro. A Pesaro ci sono, devo dire, tante persone che ci seguono e questo ci fa ovviamente molto piacere. E a Pesaro abbiamo una troupe, abbiamo allestito una troupe permanente composta da un operatore e da pochi mesi anche da una giornalista che fa da corrispondente. Nello specifico sono Angelica Panzieri, la giornalista, e Stefano Bargnesi, l'operatore, che ogni giorno seguono i fatti di Pesaro. Seguono i fatti di Pesaro, raccontano... una parte, ovviamente non si può raccontare tutto perché le cose che fa poi tra l'altro il sindaco Ricci sono talmente tante che verrebbe fuori un telegiornale solo con le cose che fanno che fa lui e la sua amministrazione. Quindi cerchiamo di raccontare comunque quello che succede a Pesaro. E allora sentiamo adesso gli auguri del sindaco Matteo Ricci. Buon Natale a tutti, sarà un Natale diverso, nel quale dovremo ritrovare la voglia di stare vicino alle persone che ci vogliono bene. Dovrà essere un Natale intelligente, senza assembramenti, responsabili, sperando appunto che il 2021 possa essere davvero un anno di rinascita. Buon Natale a tutti voi. Allora, buon Natale al sindaco Matteo Ricci e a tutti quelli che lavorano insieme a lui e ai pesaresi che appunto ci seguono. Allora iniziamo, rompiamo questo ghiaccio e iniziamo con anche le telefonate. Vi ricordo che è a disposizione l'86 14 33 prefisso 0721. Sentiamoci anche a voce, evitiamo sempre solo i messaggini freddi, ma usiamo anche la voce, usiamo anche il contatto diretto. Sentiamo chi c'è, faccio la finta anche se... Pronto? Pronto? Sì. Eccolo. Ciao Ferri. Buongiorno, ciao. Chi sei? Sono io, uno dei fratelli Iacucci da Bombaroccio. Ah, uno dei fratelli Iacucci, buongiorno. Perché l'altro purtroppo è deceduto, Varis. Sono un avario. Sì, lo so. Purtroppo... Volevo fare gli auguri a voi, in primis. Grazie. E a tutti i bombaroccesi. Come stai? Non, purtroppo non troppo bene. Qualche acciacco, dai. No, perché
mi ha preso una parkinsoniana un po' atipica a me. Quanti anni hai? 72. 72, ok. Abbassa un po'. Va bene, dai. Forza e coraggio, che sono tutte cose che ci vuole un po', ma poi una volta metabolizzato si speriamo si va avanti. L'importante è non buttarsi giù. Esatto. L'importante è non buttarsi giù, avere sempre quella speranza che non deve mai abbandonarci, mai, perché se ci abbandona la speranza siamo fritti. Va bene? Hai ragione. Mi raccomando, auguri anche a tutti i miei parenti vicini e lontani. Come diceva qualcuno, amici vicini e lontani. Grazie, grazie, grazie tante. Grazie a voi. Grazie. Oh, mi raccomando allora, buon pranzo. Grazie, e buon Natale a te e a tutti quanti. Allora, noi adesso ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, torneremo tra un istante, ma rimanete con noi, intanto chiamate 86 14 33, a tra poco. Di nuovo in diretta per gli auguri della mattina di Natale da Fano TV, siamo qui per trascorrere in questo Natale, un tempo fino all'anno scorso si diceva un bianco Natale, quest'anno è un rosso Natale, siamo in zona rossa, quindi siamo tutti costretti in qualche modo, anche se poi abbiamo visto che insomma è una zona rossa. Sarà interessante vedere il pomeriggio. Adesso qualcuno con la scusa del cane porta fuori il cagnolino perché deve fare il bisognino, ma poi tutti gli altri, oggi pomeriggio bisognerà vedere il grado di resistenza. Però devo dire che il Padre Eterno ci sta dando una mano, perché oggi pomeriggio arriveranno le piogge, oggi e domani pioverà, quindi sarà più facile anche rimanere in casa e quindi stare magari chi ha il camino, davanti al camino, oppure farsi una partita a carte con i propri familiari, una tombolata un po' ristretta, o comunque magari una tombola anche via, chissà se si può fare, una tombola via smartphone, tablet, sarebbe da pensare. Allora salutiamo, auguriamo, facciamo gli auguri a Gabriele Sanchioni, Mario Sanchioni, Elisabetta Sanchioni, tutti Sanchioni con la famiglia, da parte di Graziella di Lucrezia. E poi auguri dalla famiglia Fori di Pesaro, a tutti voi di Fano TV, siete formidabili, grazie. E poi auguri a Stefania e famiglia di Marotta di Mondolfo. Abbiamo gli auguri del sindaco di Marotta? Di Mondolfo, sì, va bene, Marotta, ce l'abbiamo. Nicola Barbieri, ce l'abbiamo. Possiamo mandarli? Mandiamoli. Una speranza che possiate trascorrere momenti di serenità con i vostri cari, anche se quest'anno in modo diverso. Auguro di cuore un sereno Natale a tutti voi e le vostre famiglie. Bene, questo è l'augurio del sindaco Nicola Barbieri, tra l'altro diventato papà da poche settimane, quindi gli auguri sono doppi, e come avete visto anche l'albero di Natale che sta riscuotendo molto successo in questi giorni, in questo Natale, un albero realizzato da tante donne che si sono messe lì a fare, credo sia l'uncinetto, una cosa del genere. Allora, sentiamo chi c'è al telefono. Facciamo finta di tirare sul telefono, ecco, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, ciao. Buongiorno, sono Gloria. Buongiorno Gloria. Buongiorno e buon Natale a tutti. Bella voce squillante Gloria quest'anno, che bello alla sentirti. Alla vostra redazione. Grazie, come stai, come va? Insomma, andiamo avanti. Andiamo avanti, dai. Quest'anno è un po' difficile rivolgere dei messaggi. Però ci proviamo. Il mio è quello di non farci prendere dalle paure da questo virus, ma rispettare le regole, e che ci faccia un po' riflettere di essere migliori, io per primo. Certo. Di essere più rispettosi, via le cattiverie che ci possono solo far male. Certo, le cattiverie imbruttiscono. Un augurio particolare a tutti quei familiari che hanno perso i loro cari. Ma pensiamo sempre che comunque sono sempre vicino a noi, sempre. Vero. Un augurio di cuore ai nostri medici, infermieri,
personale ospedaliero. Grazie di cuore per quanto state facendo. Ai nostri politici che pensino anche ai più bisognosi, alle nostre diocesi che ci facciano aumentare la nostra fede. Vi auguro a tutti un augurio di buon Natale e felice anno nuovo che speriamo sia migliore. Bene, grazie Gloria. Un altro Marco. Grazie Gloria, è sempre un piacere sentirti. Allora, sono grazie. Poco lo so, ti sento che hai la voce un po' rotta. Comunque grazie per il tuo messaggio, che è un messaggio che chiaramente è arrivato a tutti quelli che ci seguono in questo momento, e ci sentiamo il prossimo anno, va bene? Grazie. Ciao Gloria, grazie a te, grazie ancora. Allora, salutiamo anche quelli che ci seguono da Borgaccio, che dovrebbe essere una frazione vicino a Tavernelle, Colli al Metauro, da quelle parti. Poi buon Natale a Nonna Maria di Cartoceto da parte di Federico di Bellocchi, poi auguri da Marco Vincenzi. E ancora, grazie per la visione natalizia di Fano, sempre bella, anche con il lockdown, e grazie a voi per essere operativi anche il giorno di Natale. Chiaramente noi ringraziamo voi, perché siete voi che... noi lo facciamo per voi, quindi non è che siamo contenti quando vediamo che siete in tanti a seguirci. Allora, un'altra telefonata, sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto, questa volta sono dall'altra parte. Mamma mia, che voce! Buongiorno, direttore o Marco, come ti chiamo? Sono Marco, ciao. Io ho messo il beef, ma oggi di solito sono sempre senza cravatta, oggi ho detto mettiamo ho visto il beef. Che sei bellissimo. Allora, buongiorno Francesco, buongiorno. Come stai? Sto bene, una giornata un po' così, però cerchiamo di renderla un pochettino più allegra, facciamo gli auguri prima di tutto a voi, ovviamente, grazie per il vostro operato. Voglio salutarvi e ringraziarvi, te, Simona, con la quale ho lavorato al Carnevale, tutti, Maria Elena, il nuovo acquisto, la mia ex collega. È vero, è vero. Avete fatto un bel lavoro, insomma, in questo periodo di pandemia, veramente. Sono contento, Francesco, che ti piaccia questa cosa. Tra l'altro, detta da te, che insomma è uno che di comunicazione ne sa qualcosa, perché lo diciamo per chi ci segue dal resto della regione Marche. Allora, Francesco è un DJ, è un DJ radiofonico. Adesso non mettiamo ex, sei un DJ, perché uno nasce DJ e resta DJ per tutta la vita, non è che uno disimpara quello che ha imparato e che ha fatto per tutta la vita. Quindi tu sei un DJ anche bravo, che i fanesi conoscono, fanese, non solo i fanesi, insomma, conoscono molto bene, e che ci ha regalato tante, tante belle emozioni, non solo quelle al Carnevale come voce ufficiale del Carnevale di Fano, ma tante emozioni, perché la radio sappiamo benissimo che, per quanto sia stata data morta per decenni, perché ad ogni invenzione tecnologica la prima che doveva crepare era sempre la radio, in realtà la radio è sempre lì, vive, vegeta e lo sarà finché ci sarà il mondo. E quindi la radio è un mezzo straordinario, del quale tra l'altro stiamo ricordando in questi giorni con una trasmissione molto bella. Non so se l'hai vista la trasmissione. Grazie. L'hai vista quella trasmissione? Sì, l'ho vista, sì, tutte e quattro le puntate. Una trasmissione molto carina, ti ringrazio. Non so, anche tu sei stato DJ della radio, siamo stati anche colleghi nella stessa radio per un periodo. Sì, prima Esmeralda e poi Radio Fano, ovviamente. Esatto. Possiamo citarle, no? Come no, ci mancherebbe. Poi volevo salutare, Marco, oltre voi, tutti i miei familiari, le mie sorelle, i miei fratelli, e ringraziarli per la loro vicinanza. I miei amici che so stamattina si stanno guardando, perché mi hanno già mandato un messaggio dicendo che Marco Ferri stamattina è in gran ghigneri, ha messo addirittura il beef. Ma ti ho spiegato anche il perché, Francesco, ho spiegato il perché, non so se lo condividi, perché l'idea che oggi sia un Natale in pigiama per molti mi ha fatto riflettere, perché solitamente, sai, il giorno di Natale uno comunque esce, eccetera, stare in casa, arrivare in casa. Allora l'invito, con questo mio essere un po' così in ghingari come dici tu, era quello di togliersi il pigiama e mettersi come se si fosse pronti per andare a una festa. Sono pienamente d'accordo con te. A livello mentale cambia tutto. Mi metto tutto figo anch'io. Ok, può mandarci un selfie che lo facciamo vedere.
Va bene, Francesco, va bene, grazie. Senti, poi, se mi permetti, volevo salutare anche tutti i miei ascoltatori di Radio Fano, tutti i nostri ascoltatori di Radio Fano, certo, che mi mancano moltissimo, devo dire, però colgo l'occasione di farlo con la televisione perché so che molti questa mattina sono sintonizzati. Tra l'altro mi ricordo, Francesco, ma ti ricordi quando all'epoca facevamo le trasmissioni di Natale al mattino? Le trasmissioni di Natale del mattino, quando per una volta, io mi ricordo quando io lavoravo a Radio Esmeralda e tu lavoravi a Radio Fano, c'era quella competizione sana, sì, ma anche feroce. Sana competizione. Sana, sì, ma era anche feroce nel senso buono del termine, sì, nel senso molto agguerrita. A un certo punto mi ricordo che la mattina di Natale c'era questa Pax straordinaria nella quale cadevano tutte le barriere e c'era quella telefonata a reti unificate tra Radio, sì, Fano e Radio Esmeralda che a me è rimasta dentro nel cuore e io me la ricordo tutte le volte ed era una cosa straordinaria, almeno per me, poi magari per altri no, era no, una no, cosa no, semplice. È vero, è vero. È così. Chiamavamo a vicenda, nel senso che ci facevamo ci scambiavamo appunto gli auguri di Buon Natale. Poi chiaramente Radio Fano era Radio Fano, quindi per noi eravamo a Radio Esmeralda un po' più lì, piccolini, però avevamo lì la tigna, come si dice, e in quel giorno ci sentivamo anche noi un po' più grandi, no? Va bene, mi hai fatto ritornare un po' indietro nel tempo questa mattina. Bene, devo dire che quella trasmissione mi manca molto, quella trasmissione della mattina di Natale, quando io e i miei ex colleghi, che saluto tutti quanti, Marina, Felix, Roberto, Lorella, tutti insomma, li saluto tutti, perché sono tutti nel mio cuore. Bene, e chissà in quanti cuori di persone che in questo momento stanno ricordando quei momenti. Va bene, una Marcord natalizio che ci voleva stamattina. Grazie Francesco. No, ti ringrazio, ti ringrazio. Ciao, grazie, grazie a te. Fate, salutoni soprattutto a Simona, con la quale ho lavorato benissimo al Carnevale, a adesso Maria Elena, ci ricolleghiamo. Grazie mille Marco, grazie ciao mille, buon lavoro. Andiamo a vedere, buon lavoro a te, grazie. Andiamo a vedere Simona, a proposito, dov'è Riccardo? Perché poi dobbiamo... Allora, siamo al Lido di Fano. Al mare c'è sempre... Allora, noi abbiamo... Adesso lo dico perché, tra l'altro, voglio annunciare questa mattina anche un'altra cosa, spero di ricordarmi. Noi stiamo puntando la televisione all'alta definizione, stiamo lavorando, abbiamo fatto investimenti nonostante il periodo sia quello che sia, ma stiamo investendo per trasformare, abbiamo già trasformato tutta la catena di produzione di Fano TV in alta definizione, anche se chi ci segue sul 17 del digitale terrestre chiaramente la differenza la nota poco rispetto a prima, però vi assicuro che abbiamo cambiato tutta la linea di produzione, dalle telecamere fino a tutta la post-produzione, la regia eccetera, e adesso è tutta in alta definizione. Ma quando vedo immagini come questa squadrettata, dove non dipende chiaramente da noi, un po' mi saltano i nervi. Perché? Perché siamo nel 2020, parliamo di fibra ottica, parliamo di 5G, parliamo di alta tecnologia, poi ci ritroviamo con un segnale che purtroppo è quello che si prende in alta montagna. E questa cosa un po' mi fa arrabbiare, perché nonostante noi abbiamo un sistema di trasmissione, in questo caso con 6 chiavette, quindi ci sono 6 schede telefoniche, 6 celle telefoniche collegate e guardate che razza di segnale portiamo a casa, ecco, questa cosa un po' mi fa arrabbiare, ma questo non dipende da noi, dipende dalla tecnologia che è messa in campo dai vari operatori telefonici, da TIM, Vodafone, abbiamo tutte le chiavette possibili e immaginabili, ma siamo al mare e il segnale è quello che è. Ma comunque adesso non dobbiamo arrabbiarci il giorno di Natale, andiamo e torniamo. Alziamo un po' la musica e torniamo in maniera serena e tranquilla. Facciamo questa passeggiata ideale con Simona che sta andando verso, si sta inoltrando verso il molo. Che cosa indica? Spero non un topo sugli scogli, no. Siamo in collegamento? Ci sì, sentite? Sì. Mi senti voglio. Marco? Sì, sì. Sì, siamo sul molo perché volevamo farvi vedere anche questo spaccato. Poi non so se abbiamo il tempo necessario per portarvi anche nel centro storico di Fano, però qua fino a qualche minuto fa c'erano tanti cani che correvano in questa spiaggia e volevamo farvi vedere appunto il mare. Sì, lo vediamo un po' squadrettato, come dicevo, ma piuttosto che niente, come dicono a Milano, ma è piuttosto. Che peccato.
Peccato sì, ma non è nostro il peccato. È vero. Facciamo vedere, Momo, anche la parte dell'arzilla. Cos'è, un tronco quello lì, un tronco d'albero? Sì. Sì. Sotto, vedete, c'è questo tronco in fondo agli scogli. Sì, ma anche di là. Bello però, guardate che mare, il mare che è una tavola. Sì, il mare d'inverno, un bello come spettacolo. Cantava Enrico Ruggeri, cittadino onorario di Marotta. Il mare d'inverno ha sempre un suo fascino. Peccato i profumi, ma immagino che ci sia anche un buon profumo di mare in questo momento. Con le mascherine in realtà sentiamo un po' poco. Hai ragione, non mi ricordavo. Però dà una grande tranquillità questo mare. C'è gente Cosa dici che... Marco, riusciamo ad andare nel centro storico o siamo a fine no, diretta? Andiamoci se non altro per avere la soddisfazione di un segnale almeno lì potente, perché lì ci sono i ripetitori e quindi... Però guardate queste persone che Perfetto. Stanno facendo un po' di attività fisica, stanno correndo e non rinunciano alla passeggiata, all'attività fisica il giorno di Natale. Va bene, grazie Simo. Allora manteniamo questa volta però manteniamo il segnale, per favore Riccardo, manteniamo la finestra, lasciamola aperta, va bene? Grazie. Intanto io leggo gli auguri che stanno continuando ad arrivare, numerosi. Qua non so se riesco a leggerli tutti, ma spero di sì, perché ho la scrivania piena di auguri. Allora, salutiamo Mila Di Fano, Mila e poi Francesco. Poi ancora Roberta di San Costanzo, siamo sempre in provincia di Pesaro Urbino, e ancora auguri da Luisa e la nipote Isabella da Lido di Ferro, Fermo, scusate, Lido di Fermo, quindi siamo a Fermo. Poi a Pinuccia d'Agostinelli di Porto Sant'Elpidio, anche questi sono tutti paesi meravigliosi, tutta la nostra regione è una regione straordinaria, meravigliosa, bellissima, che il mondo ci invidia e che ci segue tutte le mattine, dicono, da Porto Sant'Elpidio, Pinuccia. Bene, siamo contenti. Chiaramente io mi scuso con tutte le persone che ci seguono un po' da fuori provincia, chiaramente non riusciamo, non abbiamo la forza per poter essere TV regionale a tutti gli effetti, con tutti i crismi. Avremmo dovuto avere una redazione in ogni provincia, avere un corrispondente per ogni provincia, un operatore per ogni provincia, ma capite che siamo una piccola televisione e quindi non abbiamo la forza economica per poter gestire una cosa di questo genere. Però ci fa piacere che alcuni programmi, soprattutto anche quelli del mattino o comunque l'informazione, la rassegna stampa, piuttosto che gli appuntamenti con le preghiere del pomeriggio, eccetera, eccetera, sono seguite molto anche dal resto della regione. Pensate che ogni giorno il programma, l'appuntamento delle preghiere del pomeriggio alle 3 in diretta qui dalla Cappellina della Divina Misericordia, è un programma che riceve tantissime telefonate. Abbiamo decine e decine di telefonate ogni giorno con le intenzioni di preghiera che arrivano da ogni regione, a ogni parte della regione, ogni città della regione. Le abbiamo tutte archiviate questa lista di telefonate dalla quale si evince che non c'è città, non c'è paese dalla quale in questi anni non siano arrivate queste telefonate di intenzione di preghiera. Questo vuol dire che comunque appunto la televisione è seguita. Ci stiamo spostando, come vedete, con il nostro operatore per la città. Qui siamo nella zona del mare, via della Marina, via Caduti del Mare, insomma siamo in questa zona qua. Sentiamo nel frattempo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Che bella voce squillante, una donna, da Pronto? Dove? Ciao, buongiorno, ciao. Ciao, telefono da Pesaro. Da Pesaro, allora buongiorno Pesaro, come stai? Tiriamo avanti con un po' di acciacchi, ma... Vabbè, tutti ci abbiamo gli acciacchi. Come tutti, no? Ti volevo fare gli auguri perché sei una persona straordinaria. Nella norma, come tutti. No, non è vero. Nella norma. Sei modesto, ma guarda, quanto parli veramente nel cuore delle persone. Grazie tesoro, grazie. Allora, da che parte, Marco, da che zona ci segui di Pesaro, scusami? Verso Pantano, dopo la Mu. Ok.
Come ti chiami? Che non te l'ho chiesto. Maria. Maria. Ah, Maria, Maria, come la mamma di Gesù, Maria. Ah, per carità, guarda, sono talmente cattolica che credo... Cioè, senti Marco, ti volevo dire, te adesso per questo Mendau, rifai il rosario da Loreto tutte le sere? Questa è una bella domanda che sicuramente farà piacere ai ragazzi di Loreto che ci... Allora, sì. Dunque, non so risponderti, Maria, nel senso che mi cogli impreparato. Allora, facciamo così, io prendo per buona questa tua richiesta, cioè di riproporre la sera alle 9, come era consuetudine, il rosario, che tanto ci ha aiutato. Molto, 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 molto. Anche io lo recitavo a casa, in famiglia, alle 9, dopo anche il telegiornale, noi. Tutti lì davanti al televisore, a Fano TV, con la Basilica, con la Santa Casa, a pregare il rosario. Una cosa bellissima. Bellissima, bravo. Va bene, Maria, stupendo. ci pensiamo. Intanto un caro saluto a te. A te, anche alla tua famiglia, a tutti. Tutti i pesaresi, grazie, ciao. Ciao Marco. Un abbraccio. Allora, qui dove siamo? Ah, siamo vicini al comune, vedete come il segnale è cambiato? Vedete, siamo in centro, ci sono tanti ripetitori e quindi il segnale è perfetto. Ecco, qui siamo davanti alla sede del comune di Fano, stiamo passando in via San Francesco, qui di fianco la chiesa, l'ex chiesa, quella che non ha più il tetto, ma che è davvero bellissima. E stiamo entrando, adesso qui gireranno a destra, ecco, qui dove un tempo c'era la UPIM, adesso c'è un supermercato e adesso, ecco, un po' di pubblicità e l'ho detto troppo in fretta, vedi, che c'era il segnale buono. No, adesso torna, abbiate fede che torna. Eccolo, Piazza 20 Settembre, il cuore della città, col nostro albero, l'albero cittadino, ed eccolo qua, siamo in pieno centro. E adesso diamo il tempo alla redazione di fermarsi, ai ragazzi di fermarsi e di scendere. Ok, intanto allora Angela di Civitanova Marche, io penso che sia una delle città più belle della nostra regione. Ha una passeggiata sul mare che io ho fatto più volte, perché anche l'anno scorso, ma davvero bellissimo, una città molto molto bella. Tra l'altro anche ricca, se vogliamo, economicamente, tutta quella zona là. Auguri da Egidio di Senigallia a tutto lo staff di Fano TV che ci segue sempre. Allora, anche Senigallia, come dicevo, su Pesaro, ecco questa bella inquadratura dell'albero e della piazza, del campanile, del Vanvitelli. Sì. E Senigallia, invece, dicevo, è un'altra di quelle città che ci segue tanto. Ora lì ancora non abbiamo l'operatore diciamo di riferimento, neanche la giornalista o il giornalista di riferimento, però dico ai senigalliesi che ci stiamo lavorando per avere una redazione fissa anche lì, però capite che questo è un momento difficile anche economico per tutti, compreso per noi, e quindi stiamo un po' rallentando questa cosa, ma proprio perché ci seguite in tanti anche da Senigallia, stiamo sentendo sempre di più l'esigenza di fornirvi almeno un servizio al giorno nel nostro telegiornale della sera, perché comunque anche Senigallia è un'altra città di quelle davvero bellissime, una città che ha tanto da raccontare, questo è importante. Allora, pronto? Senza squillo, vado lo stesso. Pronto? 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 Sento pronto. Che... Ecco, pronto, pronto, ci sei. Chi sei? Pronto? Ecco, sono qua. No, non sono. Chi sei? Allora, sono Giorgio... Giorgio. E Francesca da Senigallia. Ah, ecco, appena visto, appena citata, Senigallia. Ecco, buongiorno. Scusate, non mi rimaneva chiara la voce. Bene. Giorgio, dici tutto. Ecco, intanto allora, ciao. Mi ricollego, ci ricolleghiamo a coloro che già hanno parlato prima di noi. Sì. Con i pensieri che hanno detto, li confermiamo. Ecco, quindi volevamo anche complimentarci con il nostro Marco,
direttore di Fano TV, sì, sì, ma sia, non... per, sia per la sua, sua manifestazione cristiana e cattolica, ecco, che sentiamo molto vicino, quindi ecco, professionale anche nella, nella sua, nel suo lavoro. Ok, grazie Giorgio, ma non è, ecco, e quindi, io ti ringrazio molto, ripetiamo, ma andiamo, sì. Non ripetiamo i complimenti di tutti gli altri, ecco, però li sottolineiamo. Bene. E facendo, facendo auguri sia alla, a Fano TV come a tutti gli ascoltatori di Fano TV. Bene, Giorgio, cosa, cosa farai oggi? Giorgio, Giorgio, dici tutto. Allora, intanto cosa fai? Sei in pensione? Quanti anni hai? Cosa fai di bello nella vita? Allora, sono in pensione. Sono in pensione e anzi, mi sarebbe motivo questo, questa telefonata per comunicare a voi, o comunque avrei dovuto chiedere a voi. Io ho fatto un impegnativo lavoro su San Francesco, un po' tutta la vita di San Francesco, 60 soggetti, tutti in legno, che descrivono in pratica la vita, fioretti, preghiere di San Francesco, e che potrebbero essere esposti, e sono tutti lavori solenni. Tra l'altro, una cosa che devo sottolineare, tutto quello che è inciso su questo legno, sia gli avvenimenti che le preghiere, che qualunque testo, sono tutti stati incisi nell'arco di qualche decennio con la lente al sole. Ecco, ecco, con i raggi del sole, naturalmente, cosa che è un po' inusitata, unica. E bisognerebbe soltanto vederli questi lavori per capire meglio. Allora Giorgio, facciamo così. Io ti chiederei, ma penso che Cristiana in redazione ha già il tuo riferimento telefonico. Lasciamo passare queste feste e poi magari ci risentiamo. Bene. E veniamo a vederle queste opere che tu hai realizzato con questa tecnica, come dici tu, ormai passata Benissimo. Di moda. Così facciamo È vedere proprio questo. Di cosa si tratta, va bene? Ci spiegherai un po' meglio di cosa si tratta. Bene. Grazie Giorgio. Allora un saluto Benissimo. A te, un saluto Grazie. Alla moglie e a tutti coloro che ci seguono da Senigallia. Grazie di cuore. A proposito, ti faccio fare gli auguri anche dal tuo sindaco, che è Massimo Olivetti. Va bene? Ciao. Andiamo, Riccardo, con gli auguri del sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti. Volevo augurarvi un buon Natale e un felice 2021. Sperando di riuscire a superare questi momenti così difficili. Tanti auguri da Senigallia. Grazie allora anche al sindaco di Senigallia. Andiamo a Fermo perché arrivano gli auguri da parte di Claudio, che io saluto, ringrazio. Lui si ringrazia Fano TV, dice che ci segue sempre. Chiaramente Fermo gioca un po', tra virgolette, in casa. Credo che ci sia un gemellaggio, se non ricordo male, tra le due città a livello calcistico. Credo che tra i Granata e i giocatori e gli sportivi, i tifosi del Fermo, ci sia un gemellaggio, se non ricordo male. Ma dicevo che noi giochiamo in casa anche perché noi abbiamo il vescovo che è di Fermo, cioè che è di lì. Quindi chiaramente chi conosce Armando Trasarti puntualmente lo segue anche attraverso la televisione e potrà farlo anche tra poco alle 11 quando trasmetteremo la messa appunto celebrata dal Vescovo Armando qui sul canale 17 dalla Cattedrale Duomo di Fano, quindi alle 11 e poi anche gli altri appuntamenti che abbiamo già ricordato con la benedizione Urbi et Orbi del Papa Francesco dalla Basilica Vaticana, quindi la benedizione alla città di Roma e al mondo, e poi ci sarà anche l'Angelus. Poi salutiamo e facciamo gli auguri ai volontari che salvano gli animali dai padroni incivili. Angela Guglielmini di Sant'Angelo in Lizzola. Allora,
credo che Angela faccia un po' riferimento a quella notizia che davvero ha colpito molto i nostri telespettatori. È una notizia che vi abbiamo dato, che abbiamo seguito nel corso di queste ultime settimane, una notizia che inizialmente era stata una buona notizia perché si trattava di un ritrovamento di un gattino che era stato trovato dentro un cassonetto con lo scotch, avvolto nello scotch, quindi un atto di crudeltà inaudita, che, al di là del fatto che possa o non possano piacere gli animali, ma quando si arriva a questi livelli di crudeltà, qui non c'entra niente l'essere amante o non amante degli animali, qui essere crudeli o non crudeli. E quindi questa notizia in un primo momento era passata come una buona notizia, l'abbiamo data, abbiamo fatto vedere questo gattino che veniva poi curato, pulito, ripulito, in attesa di essere adottato. Poi però la situazione è precipitata ed è successo che cosa? È successo che qualche giorno fa purtroppo questa gattina è morta. È morta perché era stata portata dal veterinario, ha iniziato a vomitare della plastica e non c'è stato niente da fare. Purtroppo questa gattina è morta, abbiamo dato poi la notizia di questa morte che ha colpito moltissimo. Ci sono anche bambini che si sono messi a piangere quando hanno sentito questa notizia al telegiornale, al nostro telegiornale. E questa è una cosa che fa certamente dispiacere. Però questo per dirvi, insomma, come va il mondo. Nonostante siamo in situazioni precarie, dove la vita di ognuno di noi è comunque appesa, perché ognuno di noi ha questa spada di Damocle sulla testa, nessuno escluso, e quindi nonostante tutto la gente resta con il cuore di pietra. Auguri da Guido Agnelucci di Fenile di Fano, la sua famiglia e tutti coloro che lo conoscono. Salutiamo anche Guido dunque che ci segue. Andiamo avanti con gli auguri dei nostri sindaci, i sindaci della nostra provincia, del nostro territorio. Adesso facciamo un treno di auguri. Intanto possiamo far vedere sempre con la finestra esterna Riccardo. Ah no, ecco, siamo in piazza ancora. Simona! Sì, ci siamo. Sì, il mio taxista mi ha portata in piazza, ma in questo momento ci siamo io, i piccioni e la musica in filo diffusione. Davvero poche persone, ci sono adesso due ciclisti che stanno attraversando questa piazza, i negozi sono completamente chiusi, anche bar, anche la tabaccheria, e poche persone che stanno passeggiando lungo il corso Matteotti. Sinceramente speravo di trovare un albero acceso, illuminato, almeno il giorno di Natale, ma evidentemente ci sono degli orari preimpostati, quindi è spento. Però avevamo piacere di venire qua proprio perché è appunto uno dei simboli del Natale. Tra l'altro ieri sera alle 9 abbiamo trasmesso in diretta, era in collegamento, ma non riesco a dire le bugie, non era in diretta, era una cosa che avevamo già programmato. Poi è scappato sta cosa in diretta, ma non so perché, ma comunque era programmato, era una sorta di finta diretta, ma comunque dal Teatro della Fortuna allo Schiaccianoci, un'esibizione straordinaria, molto bello, è stato davvero bello per la regia di Eris e Chiaroli. Ora andiamo, Simo. Non so se puoi fare due passi anche sì, ci salutiamo anche perché fra un po' c'è la Santa Messa. Ah ok, va bene, allora salutiamo. E l'operatore giustamente deve andare a predisporre l'attrezzatura. Sempre per il fatto che non è la RAI e quindi siamo pochi, dobbiamo fare pure anche le pulizie qua dentro e quindi giustamente da lì adesso deve andare a fare la messa. Va bene, grazie, ringrazio te, ringrazio Filippo, ringrazio Natale Giacomo. A tutti. E buon Natale a te e a tutte le vostre famiglie, grazie. Se torni in sede ci vediamo tra poco. Grazie. Per chi può, ci vediamo lì. C'è la colazione qua che è pronta. Abbiamo preparato un po' di paste. Okay. Ecco, chiudiamo con questa immagine della piazza, anche se speravo in una qualità migliore. Ma ci arriveremo, ci impegneremo. Auguri a tutta la redazione di Fano TV, dalla Wanda di Rosciano di Fano, che ha il figlio a Roma. E, allora, andiamo avanti con i sindaci. Abbiamo adesso Mirko Zenobi, facciamo vedere gli auguri di Mirko Zenobi, sindaco di Mondavio.
Quest'anno sarà un Natale diverso dal solito, ma nonostante la lontananza, vi auguro di sentire nel cuore l'affetto delle persone amate e che il 2021 rappresenti un anno di rinascita. Buone feste! Auguri naturalmente anche a tutti coloro che ci seguono da Mondavio, a tutti gli ascoltatori che ci seguono da quella vallata, anche quella molto, molto bella. E adesso andiamo avanti e scendiamo un po', anzi facciamo il salto dalla vallata di Mondavio, andiamo alla vallata del Metauro, dall'altra parte del Metauro, con il sindaco, tra l'altro neo sindaco, perché da quando poi il sindaco eletto Stefano Aguzzi è diventato assessore regionale, è subentrato Andrea Giuliani. Andrea Giuliani, sindaco di Colli al Metauro. In questo 2020, che di normale ha avuto ben poco, è arrivato comunque Natale. L'albero, il presepe, tutti i segni che ci riportano all'essenziale e ai veri valori della vita. Da Colli al Metauro, buon e sereno Natale a tutti. Grazie. Veri valori della vita, il Natale serve anche a questo, per fermarci un attimo e riflettere. Sentiamo chi c'è al telefono, non c'è lo squillo, me lo mandi? Così mi sembra più... riusciamo a... Eccolo, facciamo... Eccolo qua, pronto! Sì, pronto! Buongiorno! Buongiorno a lei, auguri a voi tutta la redazione, a tutti voi. Buongiorno, sì. Allora, a naso, secondo me, è dalle basse Marche, giusto? Sì, Marche, Porto Sant'Elpidio, sì. Porto Sant'Elpidio. Allora, che tempo fa Porto Sant'Elpidio? Ma qua il tempo, non, insomma, è un po' nuvoloso, ma niente di che, ecco. Si vede poca gente, pochissima gente in giro, purtroppo è così, andiamo avanti così. Allora, la domanda è, chi c'è con lei a casa in questo momento? Con me c'è mio figlio, basta. Dopo viene un fratello con la compagna, stop, tutto qua. Quindi 2 più 2 è 4. 4 persone. Sì, quindi il Natale sarà con figlio e due altre persone. Proprio stretti, diciamo. Stretti. Un bel piatto di cappelletti in brodo. Sì, grazie. No? Ma niente, è un Natale per me, come si chiama lei? Marco. Marco, è purtroppo un Natale per me un po' triste, per quello che amate anche voi, mi passo ultimi minuti, perché ho perso un fratello. Perso un fratello con questo Covid. Lei lo ha perso, ma si ricordi che lo ritroverà quando sarà il momento? Ma magari fosse, guarda. E come magari fosse? Ho messo la foto al tavolo, e dico, qui si sta con noi, come dopo... Perché io sono una credente, capito? Ecco, allora se lei è credente sa che una cosa che ha perso adesso, ma la ritrova quando sarà il momento. Oh, quindi signor, non tutto è perduto. Queste paroline tu andassi in giro, davvero? No, vada tranquilla signora, a parte che le persone, come diceva Gloria, non so se Gloria o chi per lei, le persone che non sono in realtà più qui fisicamente, ma lo sono sempre, perché quando uno le porta nel cuore ce le ha sempre. Marco, allora Marco, gli dico solo questa frase. No. Allora io ho questo ragazzo che sono mio figlio, è un portatore di handicap, capisci? E questo fratello non era un fratello, per me era tutto. Era uno che mi dava una mano su tutto, con questo ragazzo, con tutto. E allora ho perso una cosa molto bella, capito? E purtroppo mi trovo un po' un Natale triste. Ma devo far forte per questo ragazzo, purtroppo, capisci? Va bene. Dai, forza e coraggio, mai perdere la speranza, no, per carità, mai. Poi la fede, chi ce l'ha, ed è un dono, è una marcia in più, va bene? Chi ha la fede. Marco, io vi abbraccio tutti quanti, un buon Natale a voi tutti. Buon Natale anche a te, cara. Buon a tutti, buon anno, buona fine. Grazie. Va bene, Marco? Un saluto a te e a tutta Porto Sant'Elpidio. Sì, grazie molto, grazie. Un abbraccio. Allora, salutiamo, io intanto sto guardando qui dal mio telefono la diretta su Facebook, vedete? Arrivano anche qua dei messaggi. Per esempio, buon Natale al mio gruppo di Orvieto. Salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando anche attraverso Facebook. Allora andiamo adesso invece, dopo Colli al Metauro, andiamo a San Lorenzo in Campo,
e andiamo a sentire gli auguri che il sindaco Davide Dell'Onti ha voluto fare a tutti i suoi concittadini. Natale 2020, un Natale differente, un Natale nel quale ognuno di noi ha l'occasione di riscoprire il senso vero, l'intimità della festa, della solidarietà, della famiglia, dello stare accanto al prossimo e a coloro a cui vogliamo bene. Buon Natale a tutti quanti, a tutti i laurentini, a tutta la comunità e un sincero augurio per un buon 2021. Bene, grazie al sindaco e Davide Dell'Onti di Davide Dell'Onti di San Lorenzo in Campo. Adesso invece andiamo ad Urbino. Quando parliamo di belle città non poteva mancare la meravigliosa città ducale, la meravigliosa città di Urbino, una città che soprattutto in inverno, quando è coperta dalla coltre bianca, diventa uno spettacolo unico. E allora salutiamo Urbino, ma salutiamo anche Katia, che ci saluta e ci segue tutti i giorni, così mi dicono, e quindi io ringrazio lei e saluto tutti coloro che ci seguono da questa bella città che ci invidia tutto il mondo. Urbino ce la invidia tutto il mondo, è così, c'è poco da fare. E allora salutiamo anche Anna Maria Muratori di Fano. Grazie Anna Maria, buona giornata e buon Natale anche a te. C'è una telefonata? Pronto? Ciao Marco. Chi sei? Ciao, buongiorno. Ciao, come stai? Bene, grazie. Tu? Io, hai capito chi sono, sì. Aiutami. Sono il vecchietto dei giardini. Chi sono? Il vecchietto dei giardini, il vecchietto dei giardini, un aiuto? Mauro. Mauro, ecco, ce l'avevo lì sulla punta della lingua. Mauro. Sì, sì. Buongiorno, ciao. Mauro. Allora, ciao. Siamo in inverno, quindi i giardini hanno poca manutenzione, ma comunque immagino che ti darà da fare lo stesso, sei uno che non sta mai fermo. Io non sto fermo, ma abbiamo le foglie da sistemare, capito? Adesso sto pensando di trovare le ragazzine che le raccolgono una a una, ma è un po' difficile. I ragazzini non hanno voglia di raccogliere foglie. Di raccogliere foglie. No, niente, sono contento, io vi sto seguendo, vi faccio auguri a voi tutti personalmente, a te personalmente, ai grazie. Miei figli, piano, perché manca la voce, ai bene. Miei nipoti. Bene Mauro, con chi farai il Natale oggi? Quanti siete dentro casa? Ecco, bravo, noi facciamo il Natale molto ristretto. Come faccio tutti. Il Natale con Luciano, con mio figlio, la moglie, mia nuora, e i tre nipoti e io solo. Beh, insomma, ristretto fino a un certo punto, comincia ad essere 7-8, cioè, sì. E poi stasera la cena arriva una venuta, sarebbe la fidanzata del nipote grande. Va bene. E tutti in casa, tu proprio in casa. Non è semplice, bisogna continuare. Io ringrazio l'ospedale di Fano perché mi ha curato e sto molto bene. Ringrazio l'infermeria dell'ospedale di Fano perché giustamente mi hanno curato. E io tengo botta perché tengo botta. A voi, sinceramente, vi ho nel cuore. E tutti i roscianesi perché io lavoro per aiuti roscianesi perché voglio che rimangano molti amici. Ma l'amicizia non si compra, non si vende, ma si mantiene. Eh già. Ed è anche merce rara quando uno ce l'ha l'amicizia, ecco, bravo. Quella vera, perché non quella di convenienza. Non si compra, non si vende niente. Quella di convenienza non serve. Va bene Mauro, grazie. Un caro saluto. Per la vostra disponibilità. Sono entrato nella concorrenza. Pedro. Ciao, grazie mille. Allora andiamo a salutare adesso Monbaroccio, il sindaco Emanuele Petrucci. Ce l'abbiamo? Dalla scuola primaria di Monbarozzo facciamo gli auguri a TV Fano e a tutti i telespettatori. Tanti auguri e buon Natale a tutti. Tanti auguri! Buon Natale! Grazie a tutti i docenti e a tutti voi. Ecco, questo era il sindaco di Monbarozzo, Emanuele Petrucci. E allora salutiamo ancora tutti quelli che ci seguono. Sì, Angelo Bertoglio, Claudio Cicoli. Vediamo se il Claudio Cicoli, sì, il Claudio Cicoli, primario, medico, che ci segue anche lui attraverso internet. Poi Patricia Ferrara e ancora Roberto Senna, insomma tutti quelli che
ci seguono. Ancora pochi minuti e poi diamo la linea alla cattedrale per la messa. Allora, sentiamo il sindaco adesso di Cartoceto, Enrico Rossi. Un augurio per rinnovare la passione nelle nostre azioni, la tenacia nella nostra intraprendenza, la fiducia lungo il corso della vita. A tutti noi, che in ciascun ruolo e in ogni ambito cerchiamo di mettere il pezzo del puzzle al proprio posto, a tutti noi tanti auguri di Buon Natale. E anche il tocco artistico con la mano, un po' come si fa sui TikTok, no? Buongiorno. Allora, chiudiamo con Gabriele Boncia a questo punto, facciamo così, abbiamo mandato tutti i sindaci, chiudiamo con Gabriele Bonci, sindaco di Fossombrone. Quello che vedete alle mie spalle è il presepe che ogni anno viene allestito nell'ingresso del municipio di Fossombrone. E credo che mai come quest'anno la Natività debba rappresentare un segnale di speranza, una speranza per un futuro migliore rispetto a un pessimo 2020 che si sta concludendo. Quindi non mi resta che augurare a tutti buone feste, buon Natale e un buon anno dal Comune di Fossombrone. Ciao a tutti. Allora, andiamo adesso a Lucrezia di Cartoceto per gli auguri da parte di Graziella a Luca Vincenzi, alla moglie Laura e quindi auguri anche a voi. Allora, siamo in chiusura. A questo punto io direi, che ore sono? 10:37, siamo in diretta. Se dalla regia non abbiamo altro, io direi che possiamo concludere qui questo... Ecco, io intanto allora vado in conclusione, perché adesso dobbiamo dare la linea, come già detto, alla diretta dalla Cattedrale di Fano, il Duomo, Santa Maria Assunta, dove il Vescovo di Fano, Armando Trasarti, celebrerà la messa della mattina di Natale. E l'occasione è chiaramente in queste ultime battute è quella di ringraziarvi di nuovo, di ringraziarvi per questa oretta e mezzo che abbiamo passato insieme. L'augurio è di ritrovarci dopodomani, il 20 no. Quando è che abbiamo la rassegna stampa? Perché tra l'altro in questi giorni i giornali... Lunedì che numero è? 28. Ecco, quindi il 25, il 26, ecco, quindi passano ancora un po' di giorni. Quindi torneremo con la rassegna stampa lunedì 28. Primo appuntamento alle 7 del mattino. Il telegiornale, lo stesso, lo ritroveremo lunedì 28 alle 20:30. Abbiamo già preparato invece, per quanto riguarda i fatti del 2020, abbiamo preparato il consueto riassunto che trasmettiamo il giorno 31 di dicembre, quindi anche in quell'occasione vi invito a seguire Fano TV l'ultimo dell'anno, perché oltre ad essere in zona rossa, quindi saremo comunque costretti tutti a casa, ma ci sarà la possibilità di rivedere, ammesso che ce ne sia voglia, di rivedere, ripercorrere da gennaio tutto quello che è successo, ma comunque serve anche questo, perché qualcuno mi diceva, un giorno mi criticò dicendo questo 2020 non dobbiamo dimenticarlo, perché io ho detto quest'anno da dimenticare, anche il Times, la famosa rivista Time, ha messo in copertina il 2020 con una croce, come dire, dimentichiamolo. In realtà una persona che mandò un messaggio poco dopo questa espressione dicendo no, perché dimenticarlo? E lì per lì ho detto ma cosa sta dicendo? In realtà se ci pensiamo bene non tutto è da dimenticare. Io credo che forse sarà importante invece ricordarselo prendendo quello che non solo c'è di buono, ma anche quello che ci può essere utile per non ricommettere gli errori in futuro. Abbiamo l'ultima telefonata a questo punto. Pronto? Pronto. Buongiorno, ciao, chi sei? Buongiorno, sono Luciano Cecchini, ciao Marco. Oh, ciao Luciano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come stai? Buongiorno, bene, grazie. Te? Ecco. Non c'è male, siamo qua, quando ci vediamo, ci sentiamo, va sempre bene, no? Si dice va così. Va sempre bene. Approfitto per fare gli auguri a te, a tutti coloro che mi conoscono, gli amici, ma soprattutto un complimento a Fano TV che ha compiuto gli anni da poco, sì, ed è sempre più vicino a noi e sempre più grande. Complimenti a tutti, a te, alla Simo,
a Filippo, a Corsini, chi si vede e chi non si vede. Questo è molto importante. E io ne approfitto, Luciano, per ringraziare te come Luciano Cecchini, ma per ringraziare te anche come imprenditore, perché l'occasione, e mi stavo dimenticando e poi me ne sarei pentito, l'occasione è questa, proprio quella di ringraziare tutti quelli che come te, imprenditori, che hanno continuato a credere nel mezzo televisivo, hanno continuato a investire sul nostro canale televisivo. E io spero che il nostro canale televisivo, tutti i nostri mezzi siano serviti a voi, imprenditori, a continuare a lavorare bene, vi abbiano portato quello che speravate. E quindi un grazie perché avete continuato a credere in noi pur essendo il periodo, un periodo un po' difficile. E allora sapete che Fano TV chiaramente vive anche di quel po' di pubblicità che serve per andare avanti. E allora grazie agli imprenditori come te, tu sei l'imprenditore della Marchigiana Mobili, titolare insieme a tua moglie della Marchigiana Mobili, quindi ringrazio a nome, ringrazio te, ma con te ci metto tutti quelli, tutti gli inserzionisti che in questi mesi ci hanno permesso di continuare a lavorare con un po' di serenità in più. Quindi grazie Luciano, a nome mio e anche di tutti i collaboratori. Ok. E andiamo avanti, 2021 che sia ancora migliore, avanti tutta. Sì, avanti tutto, dobbiamo guardarla sempre no, con positività, no? Quindi con senza farsi togliere la speranza, no? Quindi è importante. Grazie a te, salutami anche Davide, Davide è un nostro collaboratore e quindi salutiamo anche lui. Va bene Luciano? Ok. Grazie mille e ancora tanti auguri a tutti. Un abbraccio, un abbraccio. Allora, auguri al primario Cicoli da Sant'Elpidio al Mare da Angelina Marinelli. Ok, dovevo dire una cosa, però mi è sfuggita adesso perché mentre leggevo il messaggio mi è un attimo passato di mente, ma volevo dire una cosa ma mi è sfuggita, vabbè, comunque l'occasione appunto era quello di ringraziare tutti, abbiamo ringraziato quindi anche gli sponsor, tutti i collaboratori della televisione, tutti i collaboratori, i volontari, i dipendenti della televisione che anche oggi sono qui, anche oggi lavorano, la televisione fondamentalmente non si ferma mai, è sempre operativa anche quando non siamo in diretta, va mandata avanti, va portata avanti, poi c'è il sito internet occhialanotizia.it che va sempre gestito, sempre aggiornato quotidianamente, quindi dove trovate notizie anche nel giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano. Quindi un grazie anche a tutti i collaboratori che non si vedono ma che lavorano dietro le quinte, le famose dietro le quinte. Poi c'è una novità che io avrei voluto lanciarvi in maniera ufficiale, ma purtroppo questo Covid ha rallentato un po' i lavori. Ma quando all'inizio di questa diretta vi dicevo che Fano TV ha cambiato tutta la catena di produzione, quindi siamo passati dalla standard definition all'alta definizione, questo per dirvi che nei prossimi giorni, sicuramente i primi giorni dell'anno nuovo, arriverà una novità, una grossa novità che sono sicuro farà piacere a tanti di voi, ovvero l'arrivo di una applicazione che servirà per vedere Fano TV in alta definizione su tutti i televisori. Chiaramente qui dovremo aprire un tutorial su come funzionerà poi questa applicazione. Non è questa la sede, faremo dei tutorial, cioè vi spiegheremo come fare per ottenere questa applicazione che sarà gratuita ovviamente e che sarà disponibile in tutti quei televisori recenti di ultima generazione che hanno la possibilità di un collegamento internet a casa. Quindi condizione fondamentale, condizione sine qua non a casa, è quella di avere un collegamento wifi dentro casa. Se avete un collegamento wifi dentro casa e un televisore recente, ecco,
sicuramente potrete beneficiare di questa applicazione gratuita, che si tratterà soltanto di scaricare per poter vedere finalmente Fano TV in alta definizione. Quindi, al posto di andare sul canale 17, come si va su Netflix, come si va su YouTube, come si va su Amazon Prime per vedere i film e c'è quant'altro, avrete anche l'applicazione di Fano TV, dove con un semplice clic vedrete la televisione in diretta, ma la vedrete in una maniera come la vediamo noi in regia. Adesso non posso descrivervi, ma è una favola. Si vede tutto in alta definizione ed è un'altra storia, un altro mondo. Sarà ancora più piacevole seguire i nostri programmi, anche perché le produzioni che noi adesso facciamo, anche quelle esterne che noi accettiamo, sono tutte produzioni in alta definizione, quindi addirittura qualcuna in 4K. Ora, questo per dire che ci sarà questa evoluzione importante per tutti i nostri telespettatori. Avremmo voluto farvi il regalo di Natale, quindi essere qui oggi e spiegarvi come funzionava questa cosa, ma purtroppo dalla società che ci produce questa applicazione ci hanno detto che purtroppo gli store di Amazon piuttosto che Apple eccetera eccetera sono un po' a rilento, hanno ridotto il personale e quindi ci vorrà un po' più tempo, ma credo comunque nei prossimi giorni, nelle prime settimane di gennaio riusciremo ad essere presenti in tutti gli store di tutte le marche televisive più famose, e quindi su Android, su Apple Store, su Fire Stick di Amazon, su tutte queste piattaforme di tutte le principali in assoluto. Quindi, il che significa che avendo sia il televisore che la connessione potrete vedere Fano TV ovunque voi siate, l'importante è che ci sia un collegamento internet. Questo è per dirvi insomma che sarà il passo in più che faremo dall'inizio del prossimo anno, dall'inizio di questo 2021, e speriamo che sia di buon auspicio. Come sarà più bello il segnale, speriamo che sarà più bello anche il 2021 per tutti quanti noi. Allora, noi ci salutiamo, io ringrazio perché l'ultimo messaggio che mi è arrivato qui adesso è di Anna Rita Montagna, che è la comandante della Polizia Locale di Fano. La ringrazio, la saluto, ringrazio lei, ringrazio tutti gli agenti della Polizia Locale di Fano che anche oggi sono in servizio. E allora, passate un buon Natale, un sereno Natale a tutti voi, un abbraccio e ci ritroveremo qui lunedì prossimo alle 7 del mattino con la rassegna stampa. Un abbraccio grande grande e buon Natale a tutti.